Oggi corro in pista e in strada con la nuova Futura, cioè l'ultima evoluzione della 125 sportiva secondo Aprilia. Aprilia, i gran premi li corre, lo sapete, e l'esperienza delle corse dice che la moto, più ancora della velocità massima, deve offrire la capacità di curvare velocemente e uscire in fretta dalle curve. È su questi obiettivi che ha lavorato Aprilia per la Futura, che dunque è una 125 gratificante in pista, e molto, ma anche piacevole e utile per i ragazzi in ogni condizione, anche in città. La Futura costa 6 milioni e 90 mila lire chiavi in mano ed è già disponibile. La ciclistica, già forte, dell'esclusivo monobraccio posteriore con ruota a sbalzo e della forcella upside down con steli da 38, ancora più scorrevole, ora vanta il telaio, sempre d'alluminio, ma più rigido e nuovo sia nel disegno sia nella distribuzione dei pesi. E poi cerchi inediti a 5 razze da 17 pollici con canale allargato per ottimizzare la resa dei pneumatici Dunlop, gli unici radiali della categoria. In pista rivela ancor più rapidi inserimenti in curva, sulla strada è maneggevolissima e la frenata è garantita da due dischi, l'anteriore, flottante da ben 320 mm, alleggerito e dotato di una superpinza, il posteriore da 240. Il peso è limitato a 113,5 kg. La Futura è stabile, pronta alle grandi inclinazioni, veloce in curva, come le moto da corsa. È la pista il terreno ideale per andare a scoprire il limite della moto e anche il limite del pilota. Tutti i motociclisti, e non soltanto i piloti professionisti, dovrebbero girare spesso in pista, perché è proprio lì che in piena sicurezza si può migliorare le proprie doti di guida. Ma certo è sulla strada che una 125 moderna deve gratificare e servire. E dunque, qui subito una sorpresa, perché la Futura, nonostante la sua vocazione spiccatamente sportiva, è gratificante, divertente, anche in coppia. La nuova carenatura è curatissima. Aerodinamica da gran premio, faro sottile alogeno, due prese d'aria, una per il raffreddamento del cilindro e l'altra per inviare aria fresca direttamente alla cassa filtro. Il motore, perfezionato nel rendimento e nella scorrevolezza, ha nuovo scarico e cambio a sei marce più ravvicinato. È un monocilindrico, due tempi, raffreddato a liquido, con ammissione lamellare e valvola elettronica rave allo scarico. È al top di categoria per le prestazioni, ma vuole privilegiare la prontezza ai bassi regimi e così una fluidità nuova per un più grande piacere di guidare. E basta una prova anche meno completa di questa per far emergere le principali qualità della Futura, e cioè l'equilibrio di questa straordinaria ciclistica nata nelle corse e la risposta del motore, l'erogazione ancora più fluida. Ed è proprio su queste basi che l'Aprilia imposterà le moto del futuro, ed è per questo che la moto si chiama Futura. E voi alla guida di questa 125 ricordate sempre il casco in testa ben allacciato, le luci accese anche di giorno, e prudenza, sempre. Grand Prix vi dà appuntamento alla prossima settimana.